Salve ragazzi, oggi parliamo dei segnali di indicazione dove sono abbastanza semplici, basta capire il colore e la forma per sapere che è un segnale di indicazione, però comunque sia anche questi segnali comportano una certa difficoltà perché sono tanti, sono tantissimi. È una parte di segnaletica più vasta, più grande. Infatti ce ne sono di segnali di indicazione ce ne sono più di 100 e quindi questo comporta una certa difficoltà. Forse sono le segnaletiche che se ne parla meno e la segnaletiche che più articolate perché sono vari segnali. Andiamo a vedere la prima segnaletica, che significa, quindi andiamo prima a vedere il segnale e poi andiamo a vedere l'affermazione. Praticamente questo segnale è un attraversamento ciclabile. L'attraversamento ciclabile sarebbe un segnale dove si trova sull'attraversamento, quindi non si trova prima. Andiamo a leggere l'affermazione. Il segnale raffigurato indica una pista ciclabile. Infatti, una delle affermazioni più sbagliate è perché confonde, inganna. Quindi l'attraversamento ciclabile è una parte pericolosa della carreggiata. La pista ciclabile è una parte tranquilla dove un ciclista può circolare in tranquillità. Quindi sono due cose totalmente diverse, anche se sembrano simili. Questa è una parte pericolosa. Però questo segnale non serve per avvisare che è una parte pericolosa, serve per avvisare i ciclisti che se vogliono attraversare la carreggiata devono arrivare lì dove sta il segnale, perché il segnale sta in corrispondenza di un attraversamento ciclabile. E quindi l'affermazione è falsa. E 55, ne parlavo proprio con una persona ieri e mi diceva: ma quella lì che è un'autostrada? E dicevo: no, non è un'autostrada, perché è una strada di importanza internazionale, europea. Dice: ma è verde. Dice: infatti che è verde non è importante. In questo caso la colorazione non è importante. Siccome forse è il verde il colore più importante sulle strade, si dà un colore verde, però è un'importanza europea. Quindi quando io vado, parlo del codice, parlo delle strade in Italia, quando parlo di strada statale, strada provinciale, SP, SS, A, autostrada, quando vado in Europa e parlo di problemi stradali in Europa, non parlerò più di A, di SS e di SP, cioè strada statale, strada provinciale, ma devo nominarla con E. Quindi a livello europeo prendono un altro nome con la E davanti. E55, strada che indica l'itinerario internazionale numero 55. E quindi l'affermazione è vera. Il segnale raffigurato invita a fare attenzione perché possono esserci bambini discesi della scuola auto che possono attraversare improvvisamente. Praticamente l'affermazione è vera perché questo indica o lo scuolabus o indica una fermata dello scuolabus. Quindi ci possono essere dei bambini che possono attraversare per la discesa dello scuolabus e quindi bisogna stare molto attenti e l'affermazione è vera. Questo segnale ci dice che manca 1 chilometro alla Francia, quindi manca 1 chilometro alla Comunità Europea, del paese della Francia, e quindi noi non stiamo in Francia in questo momento, ma stiamo nelle zone confinanti. Quindi siamo in Belgio, in Olanda, Lussemburgo, Italia, Svizzera, Spagna, cioè tutti i paesi che confinano con la Francia e manca 1 chilometro alla Francia. Il segnale raffigurato è posto sulle strade che portano al confine di Stato con un paese dell'Unione Europea. Il segnale raffigurato è posto sulla strada che portano, le strade che portano al confine di Stato. Sì, quindi io dall'Italia vado in Francia, questa è una strada che porta al confine di Stato di uno Stato che ha la comunità, della Comunità Europea. E quindi l'affermazione è vera.
Anche questo segnale comporta qualche disagio per gli allievi che vanno a fare l'esame. Perché? Perché praticamente questo segnale indica fermata autobus extraurbani. Fermata autobus extraurbani. Cosa significa? Significa che nel caso della nostra provincia, della provincia di Roma, c'è il Cotral, quindi stiamo parlando del Cotral, infatti blu significa autobus extraurbani. Queste sono fermate che si possono trovare sia nei centri abitati che fuori dai centri abitati. Però ci dice che ci mette in comunicazione fra due paesi usando una strada extraurbana. E quindi quella è una fermata che si può trovare anche nei centri abitati, però è una fermata extraurbana, cioè che ti fa fare un itinerario extraurbano. Il segnale raffigurato indica un'area di sosta per autobus e filobus. L'affermazione è falsa perché non è una sosta, ma è una fermata. Fermata autobus extraurbana, che si può trovare anche nei centri abitati. Taxi. Questo qui è una segnaletica dove il taxi fa servizio, c'è un servizio taxi, quindi dove inizia il servizio il taxi? Il taxi può iniziare il servizio anche sulla strada, anche nel momento in cui uno lo può vedere, lo può fermare, a differenza dell'NCC, che deve stare in rimessa, deve partire obbligatoriamente dalla rimessa. Però il taxi può avere delle situazioni di stallo, di fermata, di servizio, inizio servizio, in qualsiasi parte della città, nelle stazioni, negli aeroporti. Quindi questo è dove inizia il servizio, non è una rimessa notturna, è dove inizia il servizio. Il segnale raffigurato indica un garage riservato ai taxi. Non è una rimessa notturna, non è un garage, è un'area di sosta per iniziare il servizio, dove il cliente sa che lì troverà un taxi e quindi l'affermazione è falsa. Andiamo avanti. Sempre la stessa spiegazione, area di servizio taxi. Il segnale raffigurato indica la presenza di una stazione radio per taxi. L'affermazione è falsa perché non è una stazione radio, ma è uno stallo taxi che per iniziare il servizio. Per iniziare il servizio. La segnaletica qui indica che c'è un vagone letto con macchina al seguito, quindi significa che io posso caricare la macchina sul treno e posso avere a disposizione delle cuccette sul treno. Quindi questo significa il segnale. Il segnale raffigurato indica sulle strade extraurbane la presenza di un hotel con parcheggio custodito, totalmente differente dalla spiegazione che abbiamo dato, quindi l'affermazione è falsa. Il segnale raffigurato preannuncia una zona di preselezione, una zona di preselezione. L'affermazione è falsa perché una zona di preselezione è una zona dove io posso cambiare da una corsia all'altra, quindi devo trovare delle strisce discontinue. Il segnale indica che da una corsia diventano due. Una zona di preselezione ha già le corsie stabilite, dove la mia linea discontinua mi permette di cambiare corsia e quindi l'affermazione è falsa. Il segnale raffigurato può essere abbinato con un pannello che indica la lunghezza del tratto di strada dove si consiglia di non superare la velocità indicata. E l'affermazione è vera, che sarebbe il pannello integrativo con le frecce laterali, che mi indica l'estensione di quanto possiamo avere, di quanto noi dobbiamo mantenere la velocità consigliata. Questa qui è la velocità consigliata. Andiamo avanti, parliamo della segnaletica in visione in questo momento che ci dice che c'è un parcheggio, quindi possiamo parcheggiare la nostra vettura, l'autovettura, più possiamo trovare a disposizione un autobus con la linea 8 e 45. Quindi se io volessi inquinare meno
volessi creare meno traffico, parcheggio la mia macchina e prendo l'autobus. Se le linee 8 e 45 mi possono essere utili. Questo significa il segnale. Il segnale raffigurato indica il numero 8 e 45 degli autobus pubblici che hanno fermate nelle vicinanze. E l'affermazione è vera, perché grazie a quella fermata io inquinerò meno e creerò meno traffico, e non è poco. Parcheggio più fermata autobus, la segnaletica indica. E l'affermazione è vera. Qui abbiamo uno scarico delle acque nere. Per quanto riguarda il camper, l'autocaravan si chiama, dove c'è lo scarico delle acque nere, che se è blu sta sulle strade extraurbane, se è verde sta sulle autostrade. Il segnale raffigurato interessa tutti i veicoli che hanno gli impianti igienico-sanitari. L'affermazione è vera perché l'impianto igienico-sanitario ha un raccoglitore con un acido che deve essere smaltito dopo un periodo di uso, che sicuramente avrà un libretto uso e manutenzione che spiegherà quali sono i tempi e le situazioni. E quindi l'affermazione è vera. Questo segnale pure è uno dei segnali sbagliati, viene sbagliato spesso e volentieri. Indica praticamente che fra 150 metri ci sarà un chiosco, quindi un ufficio, dove questo ufficio darà informazioni turistiche. Vedete che è marrone, marrone significa turistico, quindi oltre a dare informazioni su hotel, perché il letto c'è perché informazioni su hotel turistiche, dà informazioni turistiche in generale. Quindi il segnale raffigurato preavvisa un ufficio di informazioni turistico-alberghiere, l'affermazione è vera. Qui abbiamo una situazione dove praticamente non possiamo girare la prima a sinistra, ma per girare a sinistra, per questioni di traffico, per questioni di grandezza delle strade, bisogna fare tutto il giro o della piazza o del palazzo. Quindi quello al centro potrebbe essere una piazza o un palazzo. Quindi per svoltare a sinistra io devo andare dritto, destra, destra, destra e poi proseguire dritto. Quindi mi indica, perché è di indicazione, mi indica cosa devo fare per dover girare a sinistra. Quindi insieme a questo sicuramente troverò un segnale d'obbligo di andare dritti, perché noi veniamo dalla strada, dal basso verso l'alto. Ricordatevi la segnaletica, la nostra strada è riferita a noi, la segnaletica, noi siamo in una situazione di guida dal basso verso l'alto. Il segnale raffigurato indica che non è possibile svoltare a sinistra in modo diretto, e l'affermazione è vera perché noi svolteremo a sinistra in modo indiretto, cioè facendo tutto il giro della piazza. Abbiamo finito le segnaletiche di indicazione, le abbiamo fatte con una certa velocità. Io sono molto contento perché vedo che sono sempre più seguito, e soprattutto la gente nota una differenza, soprattutto nella guida, e l'educazione stradale nella guida è molto importante. Io vi ringrazio, ringrazio chi mi sta seguendo e chi si chiede perché di certe differenze. Quindi quello che io dico non deve essere parole sacrosante, ma devono essere parole che vanno valutate, e bisogna che ci sia un risultato. Quindi quando io dico delle cose, non dovete credere a me, ma dovete credere a quello che veramente succede. Se dico una cosa, cercate di farla nella maniera giusta. Dovete essere sensibili, la sensibilità è quello che vi darà il risultato. Quindi fate le cose bene, come io vi chiedo di farle, poi dopo valutate, valutate, cercate di valutare. Non esiste un verbo qui, ma bisogna valutare quello che vi propongono e quello che vi insegnano. Questa è la base di tutto.
Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.